Siamo qui con Carmelo Amoruso che ieri è stato in una riunione a Roma con il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri insieme alla delegazione composta dal sindaco di Mistretta Antoce e dall'onorevole Maria Greco del PD. Esattamente quali impressioni ha avuto di questa riunione e quali risvolti positivi o negativi ci sono stati? Intanto la ringrazio di nuovo per l'opportunità che dà all'amministrazione di esprimere la propria opinione o raccontare i fatti che l'amministrazione ha vissuto ieri. Ieri intanto voglio ringraziare l'onorevole Greco per l'opportunità che ci ha dato per incontrare il ministro Cancellieri. Ieri a Roma eravamo io, il ministro Cancellieri, l'onorevole Greco, il sindaco Antoci, il segretario particolare del ministro. Il discorso è iniziato con l'intervento dell'onorevole Greco e poi è seguito quello del sindaco di Mistretta. Il ministro si è un po' infastidito perché forse questo territorio ancora non ha capito che deve avere unità e portare una proposta in modo che deve essere condivisa dal territorio e concreta e serio. Il ministro in un momento di rabbia, perché tuttora abbiamo sempre insistito per questa sede distaccata, si è un po' anche infastidito e ci ha ripresi a tutte le persone che eravamo là, dicendo che lei è impossibilitata a darci una sede staccata del Tribunale. E come metafora ha detto, io fuori dalle righe vi dico, sono anche un po' offesa che ancora voi insistete con questa sede distaccata. Io pensavo, come metafora, fuori dai protocolli, in quanto infastidita, che voi oggi venivate qua a dirmi sede unica di un tribunale, o al limite avrei anche accettato una provocazione del tutto politica, una sede unica di un carcere, ma questo è stato come uno sfogo di una persona che per tre volte ha incontrato una delegazione che dice sempre una cosa che non può nascere. Ci siamo lasciati là dopo che io ho consegnato, inserendomi in un discorso, quando ho visto che il dialogo stava un po' precipitando per gli impegni che avevo preso come amministrazione, raccordandomi con il sindaco Amalfitano di portare avanti quel progetto di studio sia del comitato spontaneo Salva Tribunale dell'avvocata Guzzino. Ho lasciato quel documento chiedendo scusa al sindaco Antoci, che non lo conosceva, e alla Maria Greco. Il ministro l'ha consegnato al suo segretario personale e ci ha detto di raccordarci con il presidente della commissione che ha istituito. Dottoressa Palma. Diciamo che oggi noi, questa classe dirigente, i cittadini di Nicosia, si devono misurare urgentemente per dare continuità a questo progetto, se non vogliamo perdere questa opportunità dell'apertura del ministro di un tribunale della montagna.